perché il rispetto fra i tre poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giurisdizionale, è assolutamente essenziale per l'equilibrio democratico del Paese. E allora riflettere su questo tema significa riflettere sul fondamento della convivenza civile. Abbiamo una serie di disegni per Castelcapuano. Innanzitutto Castelcapuano va assicurato al mondo giudiziario, agli avvocati, ai magistrati e a quant'altro, al mondo della giurisprudenza, ai cultori del diritto che nel Salone dei Busti di Castelcapuano e che in queste sale per secoli sono stati protagonisti della vita giuridica e sociale della città. E quindi ho già in altre sedi, in altre occasioni, rilanciato la proposta di allocare, di destinare meglio nella sede di Castelcapuano una scuola per la magistratura. Io devo ringraziare il presidente della Corte di Appello, il dottor Antonio Bonaiuti, il quale ha avuto la sensibilità di porre in discussione la prosecuzione della funzione di giustizia all'interno di questo antico castello, di questo antico palazzo. E siamo qui per dibattere delle funzioni che dovranno continuare ad essere svolte all'interno di Castel Capuano, le funzioni di giustizia.